Allora, video su Berlusconi. Non mi dite sbaglio parlare di Berlusconi, che gli do forza, perché lui che si parli, si sparli, se ne, lui ne ha di guadagno. Perché Berlusconi, che ci piace o no, è un elemento sicuramente di importanza nella politica e nella società italiana degli ultimi 20 anni. Altro che periodo giolittiano e Giolitti. Berlusconi è stato il macigno più grosso, ha segnato di più i nostri ultimi 20 anni. Lo davano per morto nel 94 politicamente. Il governo si fa, cade subito, ancora è qua. Ancora è qua, ha preso il 30%, ancora lo votano, ancora riesce a sedurre un terzo degli italiani quasi. Adesso un po' tirata forse, forse se si arriva a votare non prenderà sicuramente il PDL il 30%, sicuramente non li prenderà, però non diciamo che è finito, perché qui non si sa quando finirà Berlusconi, non si sa. Allora io mi collego, quali sono le motivazioni per cui Berlusconi vince? Perché ha vinto, anche se non ha vinto, ha vinto, perché uno che riesce a rimanere a galla come lui, così, ha vinto. Cioè, ci sono persone che non riescono ad arrivare al 4%, lui con la sua forza mediatica, c'ha il 30%, ha vinto. Del resto, bisogna dire che lui ha fatto un processo, dal punto di vista machiavellico, lui ha avuto accesso a dei meccanismi che gli hanno permesso di pilotare l'opinione pubblica, tutto quello che vogliamo. Lui ha fatto un percorso nella sua vita, come l'ha fatto altri, non sto dando un giudizio di merito morale o giuridico, sto solo dicendo ha fatto un percorso. Allora, analisi perché lui vince, perché vince. Secondo me per due motivazioni principali: la simpatia paga sempre e il gioco sugli interessi, la bassa pancia dell'elettorato. Partiamo dalla simpatia. La simpatia in senso lato, cioè il sedurre, il dare più importanza al contenente piuttosto che al contenuto, più importanza alla forma piuttosto che a quello che c'è dentro, a quello che si vuole esprimere. Questo paga, perché l'essere umano è naturalmente predisposto a dare importanza grande alla forma. Noi veniamo sedotti dalla forma, dal sorriso, dai modi di fare, molto di più dei contenuti. Naturalmente siamo predisposti a questo. Poi da bambini siamo fatti così, noi nasciamo così, perché la parte della forma ha una grandissima importanza. I contenuti vengono analizzati dopo, e attraverso la cultura si può mitigare questa tendenza che è naturale. Quindi la capacità di avere uno spirito critico, riuscire a discernere, come si dice in buon italiano, eccetera, è una cosa che non è che viene automaticamente, ma è uno sforzo. Uno sforzo che prevede un aumento della cultura, un esercizio del pensiero critico, eccetera, eccetera. Una cosa che non è facile, per questo non tutti ci arrivano, e ci sono persone che ci arrivano di più, ci sono persone che arrivano di meno. E la maggioranza, una buona fetta, tende a essere nei piani bassi in questo senso. E quindi di fronte a un magico sorriso, a un bel sorriso, a una bella parola detta in maniera corretta, seduttiva diciamo, si lascia pindolare anche da uno che dice delle cavolate e che ha dimostrato di dire delle cose non vere. Si lascia pindolare, colpa dell'essere umano, colpa di come funziona l'essere umano. C'è un famoso proverbio che dice: l'abito non fa il monaco. Attenzione, non va interpretato in maniera sbagliata. L'abito non fa il monaco non dice quello che è. Attenzione, no, se uno va a vedersi la storia di questo detto, come nasce, volete ne parlerò in un altro video perché non voglio dilungarmi. L'abito non fa il monaco dice qual è la situazione, non qual è quello che non è. Quindi il senso è: attenzione che l'abito vi può fregare, attenzione che l'abito, noi tendiamo a cadere nella visione che vediamo un abito da monaco, pensiamo che ci sia un monaco dietro, così. Quindi stiamo attenti, proprio perché noi ci cadiamo in questa cosa, stiamo, più che un proverbio di come è la realtà, è un ammonimento. L'abito non fa il monaco, proprio perché l'uomo tende a vedere l'abito da monaco, con tutto quello che vuol dire a livello simbolico, e associarlo appunto al monaco. Vedi un modo di fare cortese, delicato, gentile, mi viene in mente Mengele. Mengele era una persona di medico di Auschwitz, persona di buonissima cultura, di buona famiglia, aveva dei modi di fare, tutti lo riconoscono, estremamente cortesi, estremamente corretti. Chiunque, io ho visto interviste di gente che ha lavorato con lui, ha detto, tranne quelli che sono finiti, ma anche quelli che erano ad Auschwitz dicono, aveva dei modi molto signorili, molto, molto corretti. Gente che ha lavorato con lui dice, non si arrabbiava mai, capito? Però che tipo di persona era? Ok, attenzione, l'uomo tende a cadere, ma la colpa non è del Berlusconi della situazione, è anche del Mengele che ci può sedurre, ma è
di questa nostra tendenza, che, di cui dobbiamo essere consapevoli, a farci abbindolare, a cadere come delle pere di fronte a modi di fare cortezze. Quindi questo è il primo motivo per cui Berlusconi riesce a prendere molti voti, perché lui gioca sulla simpatia. La simpatia conquista. E c'è molta gente che non riesce a fare il salto filtrante di dire attenzione a questo mio ferroviario. Ce ne sono, ma non sono tanti, non sono tutti. E poi ovviamente c'è il ricorso, secondo me, ovviamente ci sono tante cose, perché la campagna elettorale Berlusconi, lungi da lui fare una cosa molto semplicistica, secondo me lui focalizza su con i suoi esperti di psicologia, eccetera, su vari campi, però secondo me le due cose che io noto di più, ce ne sono altre, io noto di più questa e quella del ricorrere, di fare appello alla pancia dell'elettorato, alla pancia, quindi i suoi interessi economici. Se votate me, mangerete di più, che questo tendono a fare un po' tutti, però... Diciamo che lui porta ai massimi livelli, quindi un discorso economico, un discorso magari di stuzzicare, quello che fa un po' anche la Lega, certe rabbie nei confronti dell'extracomunitario, nei confronti della casta, nei confronti... Questo della casta viene fatto anche da altri, intendiamoci. Ricorrere sempre alla pancia lo fanno in molti partiti politici, non fa solo Berlusconi. E magari additare la rabbia popolare contro qualcuno e dire io sono la soluzione per contenere, per contrastare questa persona che è un tuo nemico. Cioè, si addita un nemico e si dice io però partito politico distruggerò questo nemico. In tempi del nazismo e anche prima si individua un nemico, gli ebrei in quel caso, ma possono essere tanti nemici, insomma, e si dice noi però lo risolviamo. E quindi io vedo queste due cose qui, la simpatia e questo ricorrere, questo appellarsi alla pancia dell'elettorato, che anche lì molta gente non crea, non ragiona sul voto in maniera razionale, dice questo partito farà certi tipi di cose che mi tornano comodo. Ci sono quelli che lo fanno, ma non tutti. E molti dicono, ah vabbè, io voto X perché vuole cacciare tutti gli extracomunitari. Faccio un esempio. Quando bisogna vedere se il problema, se veramente la cacciata degli extracomunitari sia una soluzione razionale, ok? Perché non è detto che lo sia. Se uno va di pancia, va di rabbia, magari un estremitario gli ha rubato nel negozio, altre cose, allora si tende a dire allora tutti gli estremitari sono così, eccetera, eccetera. È un meccanismo psicologico, comprensibile, o dal mio punto di vista però odioso. È un meccanismo psicologico umano che io trovo odioso. Io trovo che sia un difetto, so che purtroppo l'essere umano si è sviluppato in una cena, quindi è fatto così, non è neanche sbagliato dire un difetto. Quindi parlo personalmente, non da un punto di vista obiettivo. È un difetto per me. È un difetto perché l'essere umano, se non avesse queste cose qui, potrebbe costruire una civiltà migliore. Avendo questi limiti psicologici non può farlo, perché viene risucchiato da sentimenti non razionali, che avevano una ragione di essere nel passato, ma che adesso ce l'avrebbero di meno in società, anzi sono dannosi, ma che noi non possiamo liberarcene. Non possiamo liberarcene. Ne parla benissimo in una brevissima intervista Stephen Hawking, il fisico, cui dice che il rischio dei prossimi 100 anni è che l'umanità si autostermini, autoelimini, autodistrugga. Questo perché? Perché ci sono questi sentimenti che una volta avevano una loro utilità, ora non lo hanno più. Ma ne parla anche Krishnamurti, per esempio. Quindi è un discorso che personalità di una certa sensibilità e intelligenza e cultura, di tutti i campi. Krishnamurti era un filosofo di senso lato, insomma. Hawking è un fisico, ma credo che qualunque persona... Ecco perché secondo me è importante la cultura. Perché con la cultura comunque si può capire alcune cose, gestire alcuni sentimenti anche dentro di noi, anche negli altri, e limitare i danni che questi sentimenti ormai non utili alla nostra vita, che furono, possono essere gestiti al meglio. L'ho fatta come sempre lunga, spero in un dibattito forte, perché sennò non faccio più video, no? Perché lo dico subito. Se questa cosa, se non vedo dei commenti sotto, io smetto di fare dei video, perché mi sembra inutile. Io ho speranza e piacere di avere un confronto, magari possibilmente intelligente, ma un confronto. Io vi ringrazio per avermi seguito come sempre e chissà se farò un altro video, vedremo. Se no, addio. Grazie. Abbiamo rischiato di morire. Salve a tutti. Sto registrando? Sì. Io. Basta, parto.